ma la utilizza e basta. A stessa stregua devo cominciare a pensare di utilizzare questi elementi e utilizzarli. Questo quando c'è? Fanno bagno. C'è davvero? Colombo? Ce l'hanno trovato? Che Colombo scemo, quasi di più. Leonardo da Vinci. Vai passare. Vai passare. No. Vieni. Leonardo da Vinci. Che non la a barba così che hai capito l'uomo, hai visto? Un menù fritto in cuolla, Maria. Zitto, fritto in cuolla. Bellissimo. Fritto in cuolla, vieni qua. Signor Iuri, oh, ma parlò noi, guarda, noi ci serve, questo no, la vuoi costruire? Che te gliene frega a lui, imbecille, vogliamo andare là. Lui deve capire che noi siamo due scienziati. Si deve passare lì incuriosito, no? Dire cose che lui rimane questi gli altri. Appunto. Due scienziati, noi se ne sa tante cose. Esatto, ti dico qualunque cosa, senti, qua roba. Scientifica, scientifica, ti ricordo no. Ma e qualunque cosa che noi sappiamo sì, è loro, calmo, va. Stai calmo, serio. Ma 9 per 9 farà 81? Ma sei scemo, ma come in da voi? Pelle è finito con Leonardo, chiuso. Ma che vuoi, 9 per 9, 81? Ma che va, di le tabelline a Leonardo da Vinci. La prima cosa che mi è venuta. Le tabelline. Cose scientifiche, scienze, fai parlare a me, sta zitto, fai parlare a me, serio. Nell'arancio c'è la vitamina C. Questa scena tratta dal film Non ci resta che piangere è stata presa non tanto per richiamare il carretto di cui ho parlato prima, ma perché dà un quadro abbastanza chiaro di quello che è il rapporto tra la scuola bottega di una volta e la scuola di oggi. I personaggi, per chi non ha visto il film, sono un bidello e un insegnante di scuola elementare che, come vedremo, cercheranno di imporsi a qualcuno che forse ne sa più di lui. Siamo nella tenda studio. Grazie. Lei dirà, mamma mia, piano, 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 ho detto, non solo cose materiali, anche cose di concetto, un filosofo. Prego, sediti. Grazie, grazie. Grazie Leonardo. Grazie. Allora, non c'è da perdere tempo, Leonardo. Un po' emozionato perché è la prima volta che vedo. Allora. Sì. E noi le cose che ti abbiamo detto là, questi concetti scientifici, c'è da costruirci sopra, c'è da fare apparecchiature. A noi sarebbero come, scusa per dire, noi da parte nostra mettiamo le idee, no? Cioè, lavoriamo con l'intelligenza, scusa, beh. Tu costruisci, cioè tanto tu c'hai la cosa così, quello che viene fuori, alla fine, cioè mettere un articolo che incontri, che va bene, alla fine per carità, noi si divide 50, cioè 33, 33 e 33, uguale tutti, meglio mettere in chiaro, la roba se c'erano, guarda lui, ti spiega lui. Allora, quante ce n'è di queste invenzioni che abbiamo in archivio, a te? La gente va a piedi o va a cavallo? Non è vero che si va a piedi a cavallo, c'è anche un'altra maniera, Leonardo. Come? Col treno. Treno. Bravo, hai visto? Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, due binari, più facile così si muore. Ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa. Te non ti preoccupare, se ti finisce subito è binario morto. Vai a lungo, due pezzi di ferro. Dio, due pezzi di ferro li saprete costruire. Di ferro duro, due pezzi di ferro duro, con cose di legno dentro. Va bene? Vai con questi due pezzi di ferro, dove ti pare? Curvi quando c'è da curvare, salisci, scendi. Leonardo, guarda. Ora disegno io, sì. Disegno peggio di lei, scusi se mi permetto, eh? Allora, ecco, sa, pensa, ecco come l'hai fatto il binario. Questo è sul legno. E sopra c'è il treno, tutto di ferro, fumo che sbuffa, tuff, tuff, e c'è... Treno. 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 Come fa ad andare questo treno? Si butta la legna nella caldaia, il calore vi sviluppa... Vi sviluppa energia questo treno qua. Brucia.
Ma allora anche il camminetto va. Bravo, eh? No, il camminetto non va. Già, come mai? Non va, eh? Va bene. No, perché c'è un meccanismo diverso, no, del camminetto. Buttando legna si muove, buttando legna. Anche con la corrente, quella è un'altra cosa. Poi, allora, questo abbiamo detto. L'operaio, Marchese, l'operaio, il capitalista sfrutta l'operaio, che non lo sa di essere operaio, la coscienza di classe, lo sciopero, è scioperare. Oh, quanto mi vuoi far lavorare a me? Lo sciopero ci vuole. Guarda. Freud dice questo topolo, e che sei? Lapsus freudiano, la tua mamma ti piaceva, complesso di tipo. Freud, c'è l'inconscio, dentro di te c'è l'inconscio. Scusa, Leonardo, guarda un momento a me. No, una cosa semplice, facilissima. Termometro. O termometro. Facilissimo, no? O termometro è una cosa di vetro, mercurio. Sì. Tutti i numerini dentro, serve per vedere se c'è la febbre. Si mette qua sotto. Bravo. O in buco. Se il mercurio arriva 35, no? 35. Debole. Guarda me. 35, debole. 36, normale, su tutte le lineette, 36 e mezzo, 36 e 4, puoi avere 37 meno 1. 36, normale, 37. Media. Guarda rosso, me. Rosso. Guarda me. 37 già rosso. Rosso, sì, ci ha avuto la mia sorella. 37 rosso, un po' di febbre. 38, ancora un po' più di febbre. 38 devi restare a casa. Non esci perché è freddo, una cosa. 39, 40, 41, 42 è rossissimo. Sì. Grave, cioè ospedale. Capito? Uno misura, quant'è? 39 e mezzo. Per carità, ospedale. E serve che può fruttare qualcosa. 35? Esatto, 35 fiacco, debole, cioè mi sento tengo genifanino. 38! 38, Leonardo, 38, Dio, 38 l'ha detto prima, va. È febbre, 38 c'è la febbre. Io ne avevo. Vabbè, grazie, andiamo, vai, si va via, tanto non c'è verso, c'è verso. Grazie, Leonardo. No, se vuoi rimanere te rimani, io me ne vado. Aspetta un momento. Senta me allora, Leonardo, con calma, non ci facciamo pigliare dalla. Tu vedi che se ci mettiamo, un semaforo. Da notare che, a differenza del docente, il bidello ha molta più pazienza per spiegare e cercare di recuperare, forse per deformazione professionale, gli alunni che non vanno molto bene. Hai capito? No, non dici, sì, ho capito, e poi non hai capito niente. Perché non mi dici, non ho capito, devo spiegare da voi. Ma non fa che lui hai capito, capito o no? Ho capito. Ho capito, però deve la faccio, ho capito, non hai. Allora vabbè, allora proviamo. Va bene, la regola è prima. Fai attenzione, pigli 40 carte. Ta 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 ta, mischio, metti qua, pa, alzo. Alzo per non imbrogliare. Bravo, esatto, per non imbrogliare, come uno dice, ho alzato. Tre carte a te, tre carte a me. Per terra, attenzione, guarda, Leonardo, non mi fa. Per terra ci sta, sette belle. Asso di denaro, otto spade. Tu in mano di notte i bastoni, capito? Sette belle asso di denaro. Bravo, sette belle asso. Allora vedi che non ne capite niente. E dici sì, ho capito. Da zitto, quando sto, ho otto per terra, non può pigliare sette una otto, piglia per forza otto. Ma perché? Mamma mia, ma perché è una regola, è una regola del gioco, proprio che dice così, non si può pigliare. Mario. Andiamo, va bene. Ma nemmeno la scopa, non so se. Lo so, è colpa nostra. Arrivederci, maestro, grazie, andiamo. Arrivederci, maestro, però, mamma mia, rogarmi, tu fatti la. Indubbiamente nel film tutto è esagerato, ma lo stesso fatto che parliamo di esagerazione significa che c'è una realtà. E tutti abbiamo lì